dice che l'essere umano utilizzi solo il 10% delle sue capacità cerebrali. Il mentalista, invece, riesce ad accedere a delle parti nascoste della mente che gli consentono di realizzare cose al di là di ogni spiegazione razionale. Buongiorno, scusate se vi disturbo. Salve, sono Luca. Piacere. Salve, signora. Buongiorno. Allora, io, come vede, ho delle telecamere che mi seguono. Noi stiamo registrando un programma dove gioco con la mente delle persone e vorrei provare qualcosa con la sua mente. Le dispiace? Sì, ci proviamo. Ok. Allora, visto, avevo notato questo negozio da fuori, perché secondo me è perfetto per quello che cerco. Sì, è una sartoria. Esattamente. Lei ha per caso dei bottoni colorati, diversi colori possibilmente, se ce l'ha? Mi pare stanno li ho aspetti. Sì, c'è qualcosa? Abbiamo. Posso vederli? Ah, eccoli qua, mi faccia vedere. Allora, cosa abbiamo qui? Vediamo un po'. Ah, ok, ce ne sono 5. Sì, abbiamo il colore cliente, sì. Bene, perfetto. Allora, nero, bianco, verde, rosso e giallo, credo che siano perfetti. Ok. Allora, ha per caso anche un telo nero, qualcosa, un telo opaco? Eccolo lì. Credo che questo vada benissimo. Ok, le dico perché a cosa ci servirà tra qualche istante. Perfetto. Allora, guardi, quello che faremo è molto semplice. Lei dovrà scegliere uno di questi bottoni colorati, tenerlo nelle due mani davanti a lei, in uno delle due mani davanti a lei. Chiudere la scatola e coprirla con il telo. Io mi giro. Non faccia vedere a nessuno il colore che sceglie. Quando ha deciso lo può tenere in una delle due mani davanti a lei. Ok? Ha coperto la scatola con il telo? Ok, perché così io non posso vedere quali sono i colori che restano ovviamente all'interno della scatola. Ok. Allora, perfetto. Ora si avvicini qui per cortesia. Ora lei ha, ovviamente, in una delle due mani un bottone colorato. Sì. Ora lei deve concentrarsi prima su quale mano ha il bottone. Va bene. Ok? Si concentri per cortesia sulla mano. Ora si concentri anche sul colore. Ripeta nella sua mente il colore per cortesia, ok? Ripeta nella sua mente il colore. Ok. Provo prima con il colore. Lei è una persona abbastanza spigliata, allegra, quindi magari il colore che potrebbe essere scelto, magari all'inizio, da una persona come lei, potrebbe essere il verde. Dico giusto? È il verde? Sì, sì. Sì, perfetto, ok. Ora si concentri soltanto su quale mano e in quale mano si trova il bottone, ok? Ha fatto un piccolo movimento con gli occhi che si è lasciato un attimino andare. Credo dovrebbe essere in questa mano. Apra pure, faccia vedere. Perfetto. Allora, ora che lei conosce come funziona, lo rifacciamo, ok? Quindi, rimetta il bottone qui all'interno. Rimetta il bottone qui all'interno. Ok. Faccia quello che ha fatto prima, ok? Ancora una volta io non guarderò assolutamente nulla. Sarò girato da questa parte. Puoi sceglierne, ne scelga uno soltanto. E lo tenga nascosto in una delle due mani, per cortesia, ok? Io non guardo assolutamente nulla. E quando ha finito, ovviamente, deve coprire con il telo nero. Ok? Fatto? Molto bene. Mi posso girare? Sì. Ok, allora mi guardi, per cortesia. Mi guardi e si concentri su quale mano ha messo il bottone. Ok? Si concentri su quale mano ha messo il bottone. Non dica nulla. Si concentri ora sul colore, ancora una volta. Si concentri sul colore sempre di più. Perfetto. Questa volta, da un colore intenso come il verde, probabilmente lei ha scelto di andare su un colore un po' più tenue, più leggero. Probabilmente ha scelto il bianco, giusto? Aspetti, aspetti, tenga le mani sempre così. Tenga le mani sempre così. No, pensi soltanto alla mano dove nasconde il bottone, ok? Pensi soltanto alla mano dove nasconde il bottone. Si concentri per cortesia. Questa è la mano, giusto? Apro pure. Incredibile. Eccolo qua. Io la ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie. Grazie signora, grazie anche a lei. Arrivederci e grazie, grazie della collaborazione.